Capitolo 11. Un amico. Nella nuova atmosfera sociale Joe si sentiva felice, occupata com'era nella fatica quotidiana con la quale si guadagnava il pane, che, appunto perché era guadagnato, le piaceva di più. E con tutto ciò trovava tempo per il lavoro letterario. Ora si era proposto uno scopo, naturalissimo in una ragazza povera e ambiziosa, ma il mezzo che aveva scelto per raggiungerlo non era il migliore. Vedeva bene che il denaro è potere, perciò risolse di conquistare denaro e potere, non per sé sola, ma per le persone che amava più di se stessa. Il sogno di riempire la casa di ogni comodità, di far bere a Beth tutto ciò di cui abbisognava, dalle fragole d'inverno all'organo da tenere nella sua camera, di fare viaggi all'estero lei, di avere sempre più di ciò che era sufficiente, e quindi di potersi permettere il lusso di far la carità, questo era da anni il più bello dei suoi castelli in aria. Il premio guadagnato con quel tale racconto parve le aprisse una via che col tempo e la fatica l'avrebbero condotta a realizzare il sogno. Ma il disastro del romanzo per un po' le tolse il coraggio. La pubblica opinione è un gigante che fa tanta paura a gente ancora più animosa e forte di Joe. Si riposò per qualche tempo dopo quel primo tentativo finito male, dal quale uscì la meno felice forse delle sue produzioni letterarie. E poi da capo. Non mollare, era il suo motto, era nel suo carattere. Questa volta scelse un genere più modesto e più redditizio, ma per poco non perdé qualche cosa che la possedeva più preziosa della ricchezza. Si mise a scrivere racconti a sensazione, giacché in quei tempi ottenebrati anche la perfettissima America leggeva robaccia. Senza dirlo a nessuno, cucinò una storia raccapricciante e con gran coraggio la portò lei stessa a Mr. Dashwood, direttore del Vulcano settimanale. Joe non aveva letto il Sartor Resarius di Carlyle, ma il suo istinto di donna le disse che gli abiti hanno un'influenza più potente su molte persone che il fare dignitoso e le maniere affascinanti. Perciò si mise indosso ciò che aveva di meglio e, sforzandosi di convincere se stessa che non era agitata e nervosa, salì bravamente due rampe di scale oscure e sudice e si trovò in una stanza nel massimo disordine, piena di fumo di sigari, alla presenza di tre signori che stavano seduti coi calcagni più alti del cappello. Nessuno dei tre si prese il disturbo di alzarsi per la signora che entrava. Un po' intimorita di tale accoglienza, Joe si fermò esitante sulla soglia e, molto imbarazzata, mormorò: «Scusatemi, cercavo la direzione del Vulcano settimanale. Volevo parlare con Mr. Dashwood.» Il paio di tacchi, che era più in alto, scese a terra e quello dei tre signori, che fumava più forte, si alzò in piedi e, tenendo con disinvoltura il sigaro fra le dita, si avanzò e fece appena un cenno col capo. Il suo volto non esprimeva che un gran sonno. Basta, in un modo o nell'altro bisognava uscirne. E Joe tirò fuori il manoscritto e, facendosi più rossa in volto ad ogni parola, impuntandosi, impaperandosi, mise fuori in modo piuttosto frammentario il discorsetto che si era preparato. Una mia amica mi prega di presentarvi un racconto, un primo tentativo. Vorrebbe il vostro giudizio e è disposta a scrivere altro, se questo va bene. Senza lasciare finire, Mr. Dashwood le prese di mano il manoscritto e, sfogliando le cartelle con certe dita sudice, anziché no, percorse da capo a fondo con un'occhiata rapida le pagine ricoperte di bella scrittura. «Un primo tentativo?» «Oh, non si direbbe», osservò vedendo che le carte erano numerate, scritte solo sopra una facciata e non legate con un nastro, segno inconfondibile dell'autore novellino. «No, signore, il primo proprio no. Ha avuto un premio per un racconto dallo Stendardo di Blarneystone.» «Ah, sì?» E Mr. Dashwood diede uno sguardo a Joe, col quale parve facesse l'inventario di tutto ciò che aveva indosso, dal nastro sul cappello ai bottoni delle scarpe. «Bene, potete lasciarlo se volete. Per il momento di questo genere ne abbiamo più di quanto ne possiamo stampare, ma gli darò un'occhiata e vi dirò qualcosa fra una settimana.» Joe non aveva voglia di lasciargli il manoscritto. Quell'uomo non le piaceva affatto. Ma, date le circostanze, non c'era altro da fare che un inchino e andarsene, dura e dignitosa, come sempre quando era scontenta o sentiva vergogna. In quel momento erano vere ambedue le cose, giacché si vedeva bene
dagli sguardi esperti che si erano scambiati quei tre signori, che la sua piccola bugia sull'amica non la prendevano sul serio. La risata, provocata da un'osservazione che ella non udì, del direttore mentre lei chiudeva la porta, la precipitò in un abisso di avvilimento. Quasi quasi decise di non tornarci più. A casa, per sfogare la rabbia, si mise ad agucchiare furiosamente intorno a certi grembiuli. Dopo un'ora o due di quel lavoro si era calmata e rideva ripensando alla scena. E non vedeva l'ora che la settimana passasse. Quando ci tornò, Mr. Dashwood era solo. Ne ebbe piacere. Era anche molto meno addormentato, altra cosa che le piacque, e non tanto assorto nel sigaro da dimenticare la buona creanza. Sicché la seconda intervista fu molto più soddisfacente della prima. Lo accettiamo. I direttori non parlano mai in prima persona. Se permettete qualche modificazione. È troppo lungo, ma tagliando le parti che ho segnato viene di misura giusta, disse col tono di chi tratta un affare. Il povero manoscritto era quasi irriconoscibile, sgualcito, coperto di cancellature a ogni pagina, a ogni capoverso. Col cuore di un genitore a cui chiedessero di accorciare le gambe del suo figliuolo per farlo entrare in una culla nuova, Joe guardò i punti segnati e vide con sorpresa che erano tagliate tutte le conclusioni morali che lei aveva introdotte per fare equilibrio alle fantasie romantiche. Ma, signore, io ho creduto sempre che un racconto debba avere la sua morale. E perciò qualcuno dei personaggi l'ho fatto pentire. La dignità direttoriale di Mr. Dashwood si degnò di rischiararsi di un sorriso. Joe aveva dimenticato la storiella dell'amica e parlava del lavoro come di roba sua. La gente vuol divertirsi, non sentir prediche, lo sapete. Oggi la morale non va. Fra parentesi, non è vero. Dunque voi credete che con queste modificazioni andrebbe? Sì, l'intreccio è nuovo ed è condotto benino. Buona anche la lingua, eccetera, eccetera, rispose cortesemente Mr. Dashwood. E quanto? Che compenso? Cominciò Joe, impacciata, a trovare le parole. Ah, già, per lavori di questo genere noi diamo da 25 a 30, rispose Mr. Dashwood, pagabili alla pubblicazione, aggiunse poi come ricordandosene allora. Va bene, lo lascio, disse Joe, porgendogli il fascicolo con aria soddisfatta. Avendo lavorato per un dollaro la colonna, anche 25 le parevano un compenso accettabile. Posso dire all'amica che ne accetterete anche un altro, se lo ha migliore di questo? Chiese, tornando senza accorgersene alla finzione dell'amica e fatta ardita dal successo. Beh, vedremo. Non possiamo prendere impegni. Ditele che scriva un racconto breve e vivace e non pensi troppo alla morale. E poi, in tono indifferente, con che nome lo vuol pubblicare l'amica? Ah, senza nome, se non vi dispiace. Non vuole che figuri il suo. E non ha un nom de plume, disse Joe arrossendo. Come vorrà, naturalmente. Lo pubblicheremo la settimana prossima. Il compenso verrete a ritirarlo o ve lo dobbiamo mandare? Chiese Mr. Dashwood, che si intende sarebbe stato curioso di sapere chi mai era la nuova collaboratrice. Verrò io. Buongiorno, signore. Mentre Joe se ne andava, Mr. Dashwood tornò a posare i piedi sopra una spalliera di seggiola e mormorò questa gentile osservazione. Povera e orgogliosa, come tutti. Ma farà. Joe seguì il consiglio di Mr. Dashwood e fece un gran tuffo nelle onde tumultuose della letteratura a sensazione, ma ci fu un amico che le gettò un salvagente e così ella ne uscì non troppo guasta dall'esperimento. Come tanti giovani scribacchini, andò a cercare l'ambiente e i personaggi all'estero. Ci mise banditi, anzi banditti si scrive in inglese, conti, gitane, monache, duchesse, e fece far loro la parte assegnata con tutta la fedeltà alla parte stessa e tutta la vivacità possibile. Il pubblico per il quale scriveva Joe non era molto esigente in fatto di grammatica, punteggiatura, verosimiglianza e altre simili inezie. La verità era poi che Mr. Dashwood generosamente le lasciava riempire le sue colonne pagandole il minimo e guardandosi bene dal dirle la causa vera dell'ospitalità accordatole. Uno dei suoi negri, ricevute offerte migliori, l'aveva ignobilmente piantato nelle difficoltà. Ben presto il lavoro la prese, la interessò. La sua borsa, già assottigliata, si riempiva. Il gruzzolo, che lei metteva da parte per mandare Betty in montagna l'estate prossima, cresceva adagio. Ma regolarmente ogni settimana. Una cosa le guastava la soddisfazione.
non aveva parlato di quel lavoro ai suoi, sentendo vagamente che il babbo e la mamma non l'avrebbero approvato. Preferiva metterli davanti al fatto compiuto. Allora avrebbe chiesto perdono. Il segreto non era difficile da mantenere, poiché i racconti uscivano anonimi. Il suo nome, si capisce, Mr. Dashwood non tardò a scoprirlo, ma promise di essere muto e, cosa ammirabile, mantenne la promessa. Che male poteva farle? Risoluta in buona fede di non scrivere nulla di cui avesse poi da vergognarsi, ella faceva tacere i rimorsi che ogni tanto la turbavano col pensiero di quel momento felice in cui avrebbe tirato fuori il gruzzolo ridendo del segreto così ben custodito. Ma Mr. Dashwood non accettava che le storie col brivido. E il brivido non si produce se non propinando ai lettori la roba più forte, rovistando fra le avventure di terra e di mare, nelle fantasie scientifiche e artistiche, nei rapporti della polizia, nelle carceri, nei manicomi. Joe si accorse subito che la sua esperienza giovanile non le aveva dato che idee vaghe, viste fugaci di quel mondo tragico che vive al margine della società. Ma gli affari sono affari, e lei si mise con tutta l'energia del suo carattere a colmare le lacune della sua esperienza. Nella ricerca accanita di materia prima e di intrecci nuovi, se non nello sforzo per raggiungere un'esecuzione magistrale, ella andava a cercare nelle cronache dei giornali incidenti, disgrazie, delitti. Si faceva guardare con sospetto nelle biblioteche, domandando i libri che trattano di veleni. Studiava le facce che incontrava per via, i caratteri, buoni, cattivi o comunque fossero. Frugava nella polvere dei secoli in cerca di fatti così vecchi da parere nuovi e faceva conoscenza con la follia, col peccato, con tutte le miserie, per quanto glielo permettevano le occasioni sempre limitate. Le pareva così di fare grandi progressi e non si accorgeva che incominciava a perdere un po' gli attributi più femminili della sua personalità. Era come frequentare un ambiente corrotto, che, per quanto immaginario fosse, le faceva pure sentire la sua influenza e le nutriva il cuore e la fantasia di alimento poco sano, offuscare la sua bella innocenza con la cognizione prematura degli aspetti più neri della vita, una cognizione che si acquista sempre troppo presto. Tutto ciò ella cominciava a sentirlo, piuttosto che a vederlo, perché il descrivere le passioni e i sentimenti altrui la condusse a studiare e ad esaminare i propri. Un divertimento morboso al quale la gioventù sana non è portata per natura. E siccome il male che si fa porta sempre con sé la sua punizione, Joe l'ebbe, e proprio nel momento più necessario. Non so se le giovasse lo studio di Shakespeare a capire i caratteri umani, o se fu l'istinto naturale che attira la donna verso ciò che è onesto, coraggioso e forte. Il fatto è che, mentre regalava ai suoi eroi immaginari tutte le perfezioni possibili, ne andava scoprendo uno reale che le riusciva ben più interessante, sebbene avesse non poche umane imperfezioni. Il signor Baer le aveva dato il consiglio di studiare i caratteri semplici, sinceri, simpatici, dovunque li incontrasse. Questo era l'esercizio migliore per uno scrittore. Joe lo prese in parola e con calma e obiettività si mise a studiare proprio lui. Cosa che lo avrebbe molto sorpreso se lo avesse saputo, perché il bravo professore aveva di sé un'opinione molto modesta. Perché tutti gli volevano bene? Questo fu il primo quesito che si pose Joe. Non era né ricco, né grande, né giovane, né bello. Non aveva insomma nulla di ciò che si chiama affascinante, suggestivo, brillante, e tuttavia attraeva le persone come farebbe il buon fuoco di un caminetto. Povero com'era, lo si vedeva sempre nell'atto di dare. Straniero, tutti gli erano amici. Non più giovane, eppure cuor contento come può essere un bimbo. Senza bellezza, eppure molti lo trovavano bello. Molto strano, le sue stranezze gliele perdonavano subito. Joe lo scrutava sovente per scoprire il segreto del suo fascino e finì col capire che la bontà faceva il miracolo. Se egli aveva qualche pena, nascondeva la testa sotto l'ala e al mondo non mostrava che il lato sereno della sua vita. Sulla fronte aveva le rughe, ma pareva che il tempo ve le avesse tracciate con mano leggera, ricordando quanto lui era gentile con gli altri. Le pieghe intorno alla bocca erano effetto di parole buone e di risate cordiali, mai lo sguardo dei suoi occhi era duro, gelido.
La sua stretta di mano, calda e forte, esprimeva più che le parole. Persino gli abiti partecipavano, si sarebbe detto, della natura cordiale di colui che li indossava. Tanto erano comodi e abbondanti. Il gilet, capace, faceva pensare al gran cuore che vi batteva sotto. Il soprabito marrone scuro aveva l'aria accogliente, generosa, con le tasche aperte e alle manine dei bimbi che vi entravano vuote e ne uscivano sempre con qualche cosa. Anche le calzature avevano l'aspetto bonario e il colletto non era mai rigido né ruvido. Sì, deve essere per questo, concluse Joe, quando si fu convinta che la vera benevolenza verso i propri simili può far diventare bello e distinto anche un grosso professore tedesco che mangia come un lupo, si rammenda le calze da sé e per giunta ha un nome come Baer. Joe apprezzava molto la bontà, ma aveva anche un rispetto assai femminile per l'intelligenza. E una piccola scoperta che fece accrebbe non poco la sua considerazione per il professore. Lui non parlava mai di sé e nessuno sapeva che nella sua città natale gli era un uomo assai onorato e stimato per dottrina e per integrità, fino al giorno che venne a trovarlo un compaesano e, parlando con Miss Norton, rivelò la cosa. Da Miss Norton la seppe Joe e le piacque tanto più in quanto il signor Baer non glielo aveva mai detto. Seppe dunque, e se ne inorgoglì, che se adesso era un povero maestro di tedesco in America, a Berlino era stato professore apprezzatissimo. La sua vita riservata, modesta, laboriosa, veniva in tal modo a illuminarsi di una luce di mistero e di romanzo. In seguito, un'altra dote di lui, che valeva più ancora dell'intelligenza, le fu rivelata in modo inatteso. Miss Norton era ricevuta nella società francese e senza di lei Joe non avrebbe avuto la possibilità di frequentarla. La donna solitaria si interessava della ragazza ambiziosa e gentilmente faceva molti favori di questo genere, tanto a Joe che al professore. Una sera, fra le altre, li condusse con sé a un grande banchetto offerto in onore di varie celebrità. Joe vi si recò, preparata a inchinarsi davanti a quei grandi che aveva sempre adorato da lontano con giovanile entusiasmo, ma quella sera la sua reverenza per il genio doveva ricevere una brusca scossa. E le occorse del tempo per riaversi dalla sorpresa che provò quando vide che quei grandi in fondo sono esseri umani come tutti gli altri. Fu un gran colpo per lei, gettando uno sguardo furtivo di ammirazione al poeta, che coi suoi versi faceva pensare a un essere etereo, nutrito di spirito, di fuoco, di rugiada, vederlo cenare con un ardore che gli faceva arrossire il volto così intellettuale. Voltò le spalle all'idolo caduto, ma le toccò fare altre scoperte che rapidamente le dispersero non poche illusioni romantiche. Un gran romanziere oscillava fra due bottiglie con la regolarità di un pendolo, accordando loro i suoi favori alternativamente. Un teologo famoso civettava apertamente con una specie di Madama de Stael, la quale guardava di traverso un'altra corinna che lievemente la prendeva in giro dopo averle portato via il grande filosofo che beveva tè come un Johnson e cadeva dal sonno. Alcune celebrità scientifiche, lasciando da parte molluschi ed epoche glaciali, chiacchieravano d'arte e intanto si dedicavano con energia sorprendente alle ostriche e ai gelati. Il giovane musicista, che incantava le città come un Orfeo redivivo, parlava di cavalli. Anche la nobiltà britannica era rappresentata nella compagnia, ma, guarda un po', proprio dalla persona che aveva l'aspetto più ordinario di tutte le altre. Metà della serata non era ancora trascorsa e Joe era già tanto delusa che andò a sedersi in un angolo per rimettere un po' d'ordine nella propria testa. Il signor Baer la raggiunse, aveva l'aria di trovarsi fuori del suo elemento. Ben presto anche parecchi filosofi, ognuno con la sua grande idea, capitarono nel rifugio, che divenne centro di una dotta disputa su cose che erano le mille miglia al di sopra della comprensione di Joe, la quale però ne godeva ugualmente, sebbene Kant e Hegel per lei fossero divinità sconosciute e il soggettivo e l'oggettivo parole incomprensibili, e ciò che alla fine svolgeva dalla sua intima coscienza fosse un gran mal di capo. Vedeva chiara, però, a poco un'altra cosa. Quei signori facevano a brani il mondo per ricomporlo su principi infinitamente migliori. E della religione, ragione, ragiona, poco o nulla restava. Il solo Dio era l'intelligenza umana. Lei, di filosofia e di metafisica, non sapeva nulla, ma la prendeva un'eccitazione piacevole e dolorosa insieme.
Ascoltava con l'impressione di andarsene alla deriva nel tempo e nello spazio come un giovane globo aerostatico pieno di fumo. E al professore piacevano questi discorsi? Lo cercò con gli occhi e gli vide sul volto un'espressione dura come mai. Egli scosse il capo e le fece cenno di andarsene con lui. Ma proprio in quel momento lei era incantata dall'eloquenza di un filosofo speculativo e non si mosse. Era tanto curiosa di sapere su che fondamento volessero alfine appoggiarsi quei signori quando avessero ridotto a zero le vecchie fedi. Ora il signor Baer era un uomo diffidente e non aveva mai fretta di esporre la propria opinione, non perché non l'avesse, e ben ferma, ma perché era troppo serio e convinto per parlarne alla leggera. Il suo sguardo vagava fra Joe e altre persone giovani che erano presenti, attratte dai brillanti fuochi d'artificio dialettici. Aggrottava le ciglia e ad ogni momento pareva lì lì per aprir bocca, temendo che qualche giovane facile ad infiammarsi non fosse traviato da quei razzi, per accorgersi poi, finita la festa, di non trovarsi altro nella mano che un legno bruciacchiato e una scottatura. Finché poté, sopportò, ma quando gli chiesero di esprimere la sua opinione, il suo onesto sdegno divampò e prese le difese della religione con tutta l'eloquenza della fede, che riuscì a rendere armonioso il suo inglese, di solito smozzicato, e bello il suo volto, che di solito era brutto. La battaglia fu accanita, perché fra gli avversari c'erano persone che sapevano e sapevano parlare. Ma egli non si dette per vinto e lottò per la sua bandiera come deve lottare un uomo. E a sentirlo parlare, come per un miracolo, il mondo agli occhi di Joe tornava a farsi chiaro, ordinato e buono come prima. Le vecchie fedi, che durano da secoli, tornavano a essere migliori di quelle nuove. Dio non era più una forza cieca, l'immortalità dell'anima non era più una bella fiaba, ma una realtà benedetta. Fu come rimettere i piedi sulla terraferma. E quando il signor Baer si fermò, sopraffatto non dalle ragioni, ma dalle voci degli avversari, Joe ebbe la tentazione di battergli le mani e ringraziarlo. Non ne fece nulla, ma quella scena se la ricordò, e il professore ne uscì circondato dal suo rispetto più profondo, perché ella sapeva quale sforzo gli era costato prendere la parola in quelle circostanze. Ma era la coscienza che gliel'aveva imposto. Joe cominciò a vedere che avere un carattere val più che possedere ricchezza, posizione sociale, ingegno e bellezza, e che se la vera grandezza è ciò che l'ha definita un saggio, ossia verità, reverenza e buona volontà, il suo amico Friedrich Baer era non solo buono, ma anche grande. Questa convinzione crebbe di giorno in giorno. Ella agognava la stima di lui, aspirava al suo rispetto, voleva essere degna della sua amicizia. E proprio quando questo desiderio era più che mai vivo e sincero, proprio allora fu lì lì per perdere ogni cosa. La colpa fu tutta di un cappello a feluca. Una sera il professore venne a darle la solita lezione con un cappello di carta da generale sulla testa. Gliel'aveva messo Tina e lui si era scordato di toglierselo. Joe sorrise. Già, pensò, non si va mica a lisciare davanti allo specchio prima di scendere. Buonasera, disse il professore sedendosi con molta serietà, perfettamente inconscio del ridicolo contrasto fra il suo copricapo e la morte di Wallenstein che si accingeva a leggere. Da principio Joe non disse nulla. Gli piaceva sentirlo ridere tanto di cuore quando c'era da ridere, perciò attese che se ne accorgesse da sé. Poi in breve non ci pensò più. Ascoltare un tedesco che legge Schiller non è faccenda da poco. Dopo la lettura venne la lezione, che riuscì molto animata perché Joe quella sera era di umore gaio e la feluca attirava continuamente i suoi sguardi. Il professore non ci capiva nulla e alfine si fermò e le chiese con un'aria di sorpresa che era irresistibile: «Signorina March, cosa fate da ridere in faccia al vostro maestro? Come faccio a stare seria se vi scordate di levarvi quel cappello?» Il professore si portò la mano alla fronte, sentì il copricapo di carta e con molta serietà se lo tolse, lo guardò un poco e scoppiò nella sua risata baritonale. «Ah, già, è quella canaglietta Titina che mi fa fare queste figure ridicole. Beh, non è nulla. Adesso, se non fate questo esercizio bene, sarete condannata a metterla voi la feluca di carta.» Ma l'esercizio Joe non lo fece, né bene né male, perché poco dopo il signor Baer, il cui sguardo si era posato sopra una figura del giornale con cui era fatto il cappello,
Lo spiegò con un'aria disgustata e disse: Questi giornali non ci dovrebbero entrare in casa. Non sono cose da far vedere alle bambine, da leggere ai giovani. Male, molto male. Io non approvo la gente che li fa. Joe diede un'occhiata al giornale. In una strepitosa illustrazione si vedevano un pazzo furioso, un cadavere, un bandito e una vipera. Non piaceva nemmeno a lei. Non fu questo però che la spinse a voltar pagina. Fu il timore, per un momento, chissà perché, che quel giornale fosse il suo vulcano. Non lo era, e del resto la paura le passò tosto, riflettendo che se anche fosse stato quel giornale e avesse contenuto un racconto suo, questo non avrebbe avuto firma. Ma si tradì ugualmente con un'occhiata e col rossore del volto. Distratto com'era, il professore osservava però molte cose. Sapeva che Joe scriveva, più di una volta l'aveva incontrata negli uffici di qualche giornale, ma siccome lei non ne parlava mai, egli non faceva domande. Sebbene avesse una gran voglia di conoscere quei parti letterari. Quella volta dubitò che potesse aver scritto qualche cosa da vergognarsi di dover riconoscere per sua, e questo pensiero lo turbò. Un altro avrebbe detto: Non è affar mio e non ho il diritto di entrarci. Ma immediatamente si ricordò che lei era giovane e povera, lontana dalla tenerezza materna e dalla vigilanza del padre. Ed ebbe l'impulso spontaneo di aiutarla, così come avrebbe allungato una mano per tirar fuori un bimbo caduto in una pozzanghera. Tutto ciò gli passò per la testa in un attimo, ma senza che sul volto ne apparisse traccia. Joe depose il giornale e stava infilando l'ago, mentre lui, in tono naturalissimo, ma molto serio, diceva: Sì. A fete ragione di gettare via questo foglio. Mi fa male pensare che possa cadere sotto gli occhi di una buona ragazza. Con la polvere da cannone li farei giocare, i miei figliuoli, piuttosto che con quella robaccia lì brutta e cattiva. Cattiva tutta non sarà. Sciocca, questo sì, osservò Joe. E se il pubblico la vuole, che male c'è a dargliela? Ci sono tante persone rispettabilissime che si guadagnano onestamente la vita scrivendo i cosiddetti racconti a sensazione. In quel momento Joe, che con la punta dell'ago faceva la piega all'orlo della tela, tirò con tanta violenza che vi produsse una riga di forellini. Anche il whisky vuole la gente, ma non credo che a voi e a me piacerebbe di forniglielo. Se quelle persone rispettabili di cui parlate sapessero il male che fanno, non crederebbero che quel modo di guadagnarsi la vita sia onesto. Nessuno ha il diritto di mettere il veleno nelle conserve dolci e lasciarlo manciare i bambini. No, no. Dovrebbero pensarci un poco e piuttosto che far quel mestiere, andare a spazzare le strade. Il signor Baer parlava con grande calore e sgualciva il giornale che teneva fra le mani. Andò a gettarlo nel caminetto e Joe stette a guardarlo in silenzio, arrossendo come se la fiamma bruciasse anche lei. Joe pensò che rogo avrebbe fatto la pila di carte che c'era lassù nella sua camera e il denaro guadagnato con tanta fatica. In quel momento le pesò non poco sulla coscienza, ma poi si consolò. Non è roba come questa la mia, soltanto sciocca, ma cattiva no. Non ho da preoccuparmi. E ripreso il libro, disse con aria contrita: Dobbiamo andare avanti, signor Baer. Adesso starò buona e composta. Spero bene, disse lui asciutto. Ma quelle due parole volevano dire molto di più di quanto lei aveva immaginato. E lo sguardo buono ma serio che le accompagnava le diede la sensazione che il titolo del giornale incriminato fosse stampato in caratteri grossi sulla sua fronte. Appena fu nella sua cameretta, prese tutte le sue carte e rilesse attentamente uno per uno i racconti. Il professore, qualche volta, quando aveva gli occhi stanchi, leggeva con gli occhiali. E un giorno Joe si era divertita a vedere come ingrandivano i caratteri minuti del suo libro. Ora le pareva di avere sul naso anche gli occhiali mentali e morali del professore. Tutto il male di quei poveri racconti le appariva chiaro, le faceva vergogna. Sono porcherie e peggio diverranno se continuo così, perché ognuna è più sensazionale della precedente. Come ho potuto tirare innanzi a occhi chiusi, a far del male a me e agli altri, e tutto per denaro? Proprio per quello, lo so, ora questa roba non so più leggerla attentamente senza arrossire. E se capitasse in mano al signor Baer? Questo solo pensiero le bruciava, e senza esitare prese tutto il fascio e lo cacciò nella stufa.
Poco mancò che la gran fiammata non desse fuoco al camino. Ecco, qui è il vero posto per le sciocchezze infiammabili come queste. Anche mandare a fuoco la casa sarebbe stato quasi meglio che rovinare la gente con la mia polvere da cannone. Così pensò, mentre il demonio del giura andava in cenere, tutto nero e percorso ancora dagli ultimi guizzi rossi. Ma poi, davanti al mucchietto di cenere che era quanto restava di 3 mesi di lavoro, e al denaro, non l'aveva bruciato quello, posato ancora sul suo grembo, Joe si calmò e, seduta sul pavimento, meditò il modo di impiegarlo. Fin qui non ho fatto niente di male, mi pare, concluse dopo una lunga riflessione e aggiunse anche nervosa. Quasi quasi preferirei non averla la coscienza. Sarebbe più comodo. Se me ne infischiassi del bene o del male che faccio, andrei avanti magnificamente. Qualche volta mi viene un pensiero più forte di me. Vorrei che il babbo e la mamma non avessero avuto tanti scrupoli nell'educarmi. Ah, Joe. Invece di ringraziare il cielo di questi scrupoli e sentir pietà di chi non ha avuto come te due angeli custodi, i principi sani potranno magari alla gioventù impaziente far l'effetto delle pareti di una prigione, ma che fondamento sicuro per formare il carattere. Da allora Joe, racconti a sensazione, non ne scrisse più. Si era convinta che il denaro che ne traeva non pagava il male che facevano a lei e al prossimo. Arrivò anzi all'estremo opposto, come fanno sempre i caratteri come il suo. E i suoi modelli divennero Mrs. Sherwood, Miss Angworth e Anna Moore. Ne venne fuori un racconto che era piuttosto un saggio, un sermone, tanto era morale. Fin dal principio ella ebbe molti dubbi. La fantasia vivace e la naturale tendenza al romanzesco non si trovavano a loro agio nel nuovo genere. Le pareva di andare a un ballo indossando le stoffe rigide delle bisavole. Il suo lavoro educativo lo offerse da parecchie parti, ma nessuno ne volle sapere. Che avesse ragione Mr. Dashwood quando diceva che la morale non va? Allora tentò un racconto per ragazzi e avrebbe trovato certo da collocarlo facilmente se lo avesse svolto coi necessari criteri di venalità. La sola persona che le offerse tanto da giustificare il suo tentativo nella letteratura infantile fu però un rispettabile signore che si era proposto la missione di convertire tutta l'umanità alla particolare credenza spirituale che seguiva lui. Ma per quanto le sorridesse l'idea di scrivere per i ragazzi, Joe non poteva adattarsi a rappresentare sempre il reprobo divorato dall'orso oppure infilato sulle corna del toro furioso perché non frequentava quella certa scuola domenicale, e invece gli eletti che la frequentavano sempre compensati con ogni specie di beatitudini, dai cioccolatini nella stagnola alla scorta degli angeli quando se ne andavano da questo mondo, cantando salmi e declamando sermoni con pronuncia ancora infantile. Sicché anche questo esperimento non approdò a nulla e Joe mise il coperchio a calamaio dicendo, in un eccesso di salutare umiltà, «Non so nulla di nulla. Prima di provare ancora aspetterò di sapere. Nell'attesa spazzerò le strade, come dice il professore, se non trovo di meglio. Sarò onesta perlomeno». Il che prova che il secondo scivolone giù per l'albero della cuccagna le aveva fatto un po' di bene. Mentre dentro di lei accadevano questi mutamenti, la sua vita esteriore proseguiva come al solito, piena di lavoro e vuota di eventi. Se certe volte Joe si mostrava seria o magari triste, nessuno ci badava fuorché il professore, il quale non si faceva scorgere ma lo osservava per vedere se il rimprovero era stato accettato da lei e se le aveva fatto bene. Il risultato gli sembrava soddisfacente, sebbene fra loro non ne parlassero, egli sapeva che lei ora non scriveva più. Non lo capì solamente dal dito della mano destra che non era più macchiato d'inchiostro, ma anche perché Joe le serate ora le passava da basso e perché egli non l'incontrava più nelle redazioni dei giornali. A forza di studiarla con pazienza tenace, egli si convinse che la mente di lei adesso era volta a qualcosa di utile, se non di piacevole. E in questo egli le era di aiuto in varie maniere, rivelandosi amico vero, e Joe ne era felice. Mentre la sua penna giaceva oziosa, ella imparava altre lezioni oltre a quelle di tedesco e poneva le fondamenta per un'altra storia a sensazione, quella della sua vita. Passò così un inverno lieto e anche lungo, perché Joe non lasciò la signora Kirk fino a giugno. Tutti furono spiacenti quando giunse l'ora della separazione.
Le due bimbe erano inconsolabili e i capelli del signor Baer stavano dritti sulla testa, poiché quando la sua mente era turbata egli ci passava le dita con energia. A casa, eh? Felice foi, che avete una casa a tofiantare. Egli disse quando Joe annunziò che partiva. Poi stette silenzioso in un angolo a tirarsi la barba tutto il tempo che rimase da basso. Tempo che quella sera, trattandosi di prendere congedo, fu più lungo del solito perché Joe partiva di buon'ora e perciò salutava tutti. Quando arrivò a lui, ella con molto calore gli disse: «Statemi bene a sentire, non dovete dimenticarvi di venirci a trovare se mai capitate dalle parti nostre. Me lo promettete? Se non lo faceste non ve lo perdonerei mai. Voglio che tutti i miei conoscano il mio amico». «Folete, davvero?» domandò lui abbassando lo sguardo sul volto di Joe con un'espressione di desiderio che ella non vide. «Sicuro? Veniteci quest'altro mese. Allora Lori avrà fatto gli esami finali. Vedrete le cerimonie della laurea che saranno una novità per voi». «È il vostro amico migliore, il signore di cui parlate?» domandò Baer con un lieve tremito nella voce. «Sì, è il mio ragazzo, Teddy. Io ne vado fiera e sarei contenta di farvelo conoscere». E lo guardava senza accorgersi di nulla, solo pensando alla gioia di vedere insieme due cari amici. Ma nel volto di Baer qualche cosa apparve d'un tratto, che fece ricordare a lei stessa che Lori poteva essere un po' più che un amico. E siccome non voleva assolutamente che fosse altro, proprio per questo cominciò ad arrossire, e arrossiva tanto più quanto meno avrebbe voluto. Se non avesse avuto la piccolatina sulle ginocchia, chissà cosa sarebbe avvenuto. Ma per fortuna la bimba ebbe in quel momento l'impulso di abbracciarla e così le permise di nascondere il volto. E Joe sperò che il professore non si fosse accorto di nulla. Egli si accorse invece, ma con uno sforzo dissimulò l'ansietà di quel momento e il suo volto riprese la solita espressione cordiale. «Non so se riuscirò a trovare il tempo», disse, «ma auguro al vostro amico ogni successo e a voi ogni felicità, che il cielo vi benedica». E strettale forte la mano, prese in bracciottini e uscì. Ma, coricati i due bambini, egli sedette a lungo davanti al fuoco con un'espressione stanca sul volto e il peso della heimweh, la nostalgia, sul cuore. In certi momenti gli pareva di rivedere Joe con la piccolatina sulle ginocchia e con un'espressione nuova di tenerezza. Si prese il volto fra le mani, poi si levò e camminò per la stanza come se cercasse una cosa che non riusciva a trovare. «Non era per me, non tofefo farmi illusioni», disse con un sospiro che era quasi un gemito. Poscia, rimproverandosi il desiderio che non riusciva a reprimere, andò a deporre un bacio sulle due testine arruffate sopra il guanciale. Staccò dal muro la pipa di schiuma, che di rado adoperava, e aperse i dialoghi di Platone. Lottò, e lottò da uomo, ma non si deve credere che due monellucci vispi, una pipa e anche il divino Platone fossero surrogati soddisfacenti per una donna sua, un figlio suo, una casa sua. Il treno partiva presto, ma egli non mancò alla stazione per salutare ancora Joe. Grazie a lui, ella cominciò il viaggio solitario col ricordo gradevole di una faccia amica che le sorrideva e le diceva addio, un mazzo di violette per compagnia e ciò che era meglio di ogni altra cosa, questo pensiero consolante. L'inverno è passato, libri non ne ho scritti e denaro non ne ho più guadagnato, ma ho trovato un amico prezioso e me lo voglio conservare finché vive.